Cari telespettatori, buongiorno. Siamo in diretta su Iris Press TV, Irina Tirdea per voi, lezioni di stile. Oggi parliamo di arte, arte con stile, e siamo arrivati in Sicilia, proprio nell'atelier del nostro grande maestro Salvatore Gentile. Buongiorno. Buongiorno. Salvatore Gentile, nome d'arte? Salvatore Gentile, Artista, pittore, pittore. artista, pittore, scultore. Scultore, ecco, un artista poliedrico, direi, fa praticamente di tutto. Ci puoi raccontare, Salvatore, quando nacque la tua passione per l'arte? Beh, l'arte è nata nel lontano. Molto lontano, ho scoperto che era qualcosa che mi colpiva, che mi affascinava e mi sono avvicinato sempre di più all'arte. Quindi proprio dalla nascita, come ti piace a Sì, te esatto, dirlo. sì. Quindi diciamo che sei nato con il pennello in mano, Sì, quello che proprio esatto. stiamo vedendo. A quanto si capisce, non solo per i critici d'arte, ma così generalmente, osserviamo che il leitmotiv della tua arte è la femmina, giusto? La donna. Sì, esatto. Come mai, questa musa per te, la donna? Ci dai una definizione? Per me la donna è un capolavoro d'arte, è qualcosa di bello che ogni donna ha in un modo molto diverso dall'altra e mi affascina per quello. Quindi, questo amore per la donna hai pensato di trasporlo nella tua arte, giusto? Sì, Nella esatto. pittura, lo vediamo anche nelle sculture, lo vediamo anche nella moda, Eh sì, eh. fantastico, fantastico. Ci puoi raccontare qual è stato il premio più grande che l'hai ricevuto fino adesso, Salvatore? Allora, ho vinto il primo trofeo nel 2016 a Cesenatico con un mio dipinto scultura Materico con la vita che sta nascendo. E poi l'anno scorso a giugno ho vinto il secondo trofeo con il quadro di Marco Jacobson. Che lo vediamo anche qui, si possono vedere in questo momento il quadro del grande Michael Il Jackson. primo, quello che ho vinto, è La donna che sta nascendo. La donna che sta nascendo, molto interessante, Salvatore, devo dire. Quindi non solo la bellezza della donna, cioè la figura l'hai immortalata nelle tue opere, ma anche il concepimento, anche le sue emozioni, se le Esatto. vogliamo. Come nasce questa ispirazione? Cioè, come accogli questi attimi nella tua arte? Guarda, è qualcosa che mi viene all'istante, senza pensarci. Non è che posso programmare tutto, eh. E sei proprio un artista, direi, sei proprio un artista. Ma vedo lì qualcosa di interessante per la tua maglietta, innanzitutto, ce la fai Sì, vedere un quello. attimo? Quindi la donna Sì, dappertutto. cioè dormiva assieme con la Dormite maglietta. assieme. Beh, questo era importante da specificarlo. Vediamo qui anche no, la tua impronta, la tua firma, giusto? Il Sì, tuo logo, mettiamolo così, sì, è eh. quello che ti sta rappresentando, quello che sei registrato praticamente a livello mondiale ormai, no? Perché sei riuscito a sorpassare i confini dell'Italia e della tua bellissima Sicilia. Noi ti ringraziamo perché ci hai ricevuto nel tuo atelier, ma state qui vicino perché seguiranno anche altre interviste. A dopo, Ok, ciao! ciao.